Oh, zitta zitta, piano piano, senza far tanto baccano, perché mi vergogno, perché c'è un sacco di gente. Sono passata dove avevo detto che c'hanno la puro bio e la neve, c'hanno pure la neve, quindi ho preso la neve, sì. Ora vi faccio un video dopo, veloce, ora mi zitto perché mi vergogno, e ho preso due cose della puro bio, quindi dopo ve le faccio vedere. Alla zitta, perché qui mi guardano tutti, ciao. Sì, allora, qui siamo più nascosti, quindi posso sparlottare tranquillamente. Allora, ho comprato due cose, veramente svengo, muoio, oddio, mi sento male. Allora, vi lascerò poi comunque, per chi sta a Siena, tu sotto nell'info box la via, il nome del negozio e tutto. Lei, allora, premetto che lei non gliene frega un cazzo, cioè gliel'ho detto io che ho il canale e che gli avrei fatto un pochino di pubblicità. E poi voglio dire, perché amore va di qua che c'è l'ombra, per chi sta a Siena e sa che a Siena non c'è un cazzo nemmeno rivestito con preservativo, trovare la neve, la puro bio, insomma. Allora, il negozio si chiama Cosmeticamente Bio Profumeria e io giustamente le ho chiesto: ma la nabla la prenderete mai? E lei giustamente: non è bio. Grande, ah. Amo, ma non mi puoi aspettare? Voi lui lo vorreste nei video, ma lui... ah, ride, ridi sto cazzo. Vabbè, ora gli gira coglioni. Vabbè, il giorno gli gira coglioni. Vabbè. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso mentre lui si avvia là. Avviati, va? Ve lo devo far vedere subito, all'istante, non resisto. Allora, vediamo se riesco, ok? Allora, la cosa più bella è questa, e vi dico, questo mi guarda male, e vi dico pure quanto ho speso. Puro bio, illuminante, ce n'erano tre colori, due dorati e costui. Cioè, voi non avete idea dell'illuminazione che ha questo coso. Cioè, oh mio Dio! Questo. E poi, come sapete, c'avevo il duo della Essence con la terra fredda. Ho trovato una terra fredda, ragazze, per tutte quelle che cercano una terra fredda. Ci sono due terre fredde e due terre calde. La più chiara e più scura fredda, più chiara e più scura fredda. Sempre puro bio, che si apre malissimo questa, io vorrei fosse fallata, non ci credo, ma io ce l'avevo, che mangi, ma io ce l'avevo la terra della puro bio, ve lo ricordavate quando era a Caldana, era quella terra fredda, oddio, ho trovato la terra fredda, cioè agami, cioè sto veramente la peggio. Comunque la mia è lo 0 bronzing powder 02, mentre l'illuminante è l'highlighter 02. Costavano 10,90 euro, quindi 10,90 euro, 9,9, 18, e porto 1, quindi sarebbe stato 21,90, ma ha fatto 20 tutto, e una figata. Ma era che demente, cioè io sono proprio demente, cioè la terra fredda io ce l'avevo della puro bio e la mangiai quella terra, me lo ricordo bene, ma era che memoria, ragazzi, cioè sono vergognosa comunque. Comunque, ora poi sotto vi scrivo tutto e magari questo piccolo pezzo lo allego ad un video che faccio dove ve le faccio vedere questi due prodottini veloci veloci. E scusatemi se faccio un sacco di vlog, ma con il mio babbo, il cane, la nonna, c'è un sacco di cose da fare in casa. E quindi il vlog mi viene meglio, perché comunque anche mentre voi a giro ve ne parlo. Comunque ho già due video da fare, quindi. Ora vi saluto. Ciao love. Love, allora, io e Pangrazio siamo un attimo in città di nuovo, vabbè, lo sapete, ve l'ho fatto di anzi, e siamo momentaneamente sull'allineata un attimo con il suo amico. Allora, vi vorrei dire un paio di cose. Vi chiedo scusa se ultimamente faccio un sacco di vlog invece dei video normali, però siccome, come sapete, mio babbo è all'ospedale, la mia mamma è un po' al lavoro, quindi è stanca, la mia nonna e Ugo e Filippo fa da mangiare, insomma ho una situazione un po' pienotta, vedo una miccia friccia, e quindi avendo questa situazione un po' pienotta
fare il vlog è una cosa che comunque mi torna meglio, nel senso, se sto in città, se sto fuori con Ugo, cioè capito, io vi parlo, l'ho sempre fatto, e per me è una cosa più, ragazzi, mi torna meglio solo per quello. Comunque mi sono già fatta una scaletta di un po' di video e vi voglio anche fare un video sulla mia storia, o comunque sulla mia esperienza, e parlarvi un po' di questa cosa. Ho fatto una scaletta per il semplice fatto che devo cercare di usare, oh, mi dole la mano a forza di tenerlo così, parlarvi insomma di cose non troppo esplicite, e insomma almeno mi capite. Quindi ora passiamo, allora vorrei andare, io vorrei prendere il lip della Smashbox a 22 euro, però è troppo, quindi 22 euro oggi non le voglio spendere, ho speso già 20 euro lì e mi devo un attimino da una contenuta perché sto spendendo veramente tanto. Va bene, posso, nel senso, non ho l'affitto, però è magari anche giusto e cominci a capire un attimo, no, a capire, perché l'ho capito quando stavo da sola, cioè arriva, però comincio a mettere qualcosina a parte, comunque, ok. E devo dire che sono strafelice davvero di aver visto sto negozio, che ho notato che ha dei prezzi ottimi, nel senso, il giusto prezzo, non è che le cose le fa pagare tanto di più, perché io mi ricordo molto bene che il Flat Perfection, quando me lo quando mi inviarono il Flat Perfection, c'era una cacca o un vomito che faceva veramente schifo, meno male l'ho visto, ho tirato su prontamente Ugo. Sicuramente a casa ci sarà un pacco, quindi non l'ho neanche chiesto a Filippo proprio perché voglio la sorpresa. Allora, e quindi sono contenta perché non perché anche questa cosa dei discorsi e faccio, ne comincio una ed è finita. Quindi sono contenta perché non le fanno pagare in una maniera esagerata troppo di più. E quindi anche questa Flat Perfection, la cipria, siccome io col minerale mi sono trovata benissimo, e se non mi sbaglio io non ho preso la cipria perché quando ero a Caldana c'avevo il Flat Perfection, quello grigio, e mi sa che mi è avanzato. E quindi purtroppo quella è tutta roba che ora è giù dal mio babbo, fino a che il mio babbo non sta un po' meglio, e poi mi dovrei mettere lì, cercarlo. Però mi sembra di averlo, quindi ora spendere altre 12 forse, o 12 o 15 euro per una cipria voglio aspettare. E che altro vi volevo dire? Ora ci mettiamo un attimo qui con Ugo. Io mi fumo una cicca. Vieni Ugo! Allora, e mi sono appunto ricordata adesso, ma voi così non vedete niente, di quella terra che ero stracontenta quando me la mandarono, perché era l'unica terra fredda che era in circolazione. Ce l'aveva la Essence, il mio bambino, ce l'aveva la Essence, che però purtroppo qui l'hanno tolta e ciao. Allora, non vi sto a parlare del Derma Blend e della palette della Lotti, perché comunque vi farò un video a parte. Vediamo se riesco. Opa. Vieni Ameri, saluta Ugo. Ciao Chiche. Vi farò un video a parte, non vedete, dove appunto vi parlerò della Lotti e del Derma Blend. Comunque ottimi entrambi. E vediamo, volevo dire un'altra cosa che ora non mi viene, vabbè, non mi risulta, ok. Il microderma, mi avete dato diverse idee, anche se purtroppo nella maggior parte di casi io l'ho avuti ovunque, quindi non è semplice. Allora, non so se ve l'ho già detto, vedi, il problema mio qual è? È che io facendo tutti questi benedetti vlog poi mi dimentico quello che vi ho già detto e potrei diventare molto ripetitiva. Quindi vi dico dei microderma, anche se mi sembra di avervelo già detto, ve lo ridico, scusatemi. Io l'ho avuto un po' dappertutto, ma avete consigliato tantissime il polso e dietro il polso. Dove ho il polso non è possibile, perché ora me lo potrei quasi fare, perché comunque ora non sto lavorando. E perché quando lavoravo in casa di riposo il polso non va per niente bene, vi spiego. Le persone anziane, quando vai a lavarle, che comunque non ci sono di testa, cosa succede? Loro ti prendono le mani, ti tirano il polso, e quindi se mi chiappano poi il microderma e me lo sbarbano,
Il dito, per carità di Dio, ragazze, lo fece ad Aline in tempo di un giorno, se l'è portato via, perché il dito lo muovi. Io infilo le mani sempre in borsa, cioè, ma di che? E dietro al collo c'ho il piercing, quindi penso che lo farò, li farò nelle, perché ce n'ho parecchi da fare, nel mezzo al seno e anche qui nelle scapole, non mi dispiace. Poi nel fondo schiena, quello me lo dovrò far fare da Lynn, dove me le fece la mia Lizzy. E niente, dai, oggi è una bella giornata, c'è un po' di sole, ora vorrei andare un po' all'OVS a vedere qualcosa. E mi sa che è un maschietto, fermo, maschietto, c'era un maschietto tutto peloso bianco. Ora entriamo un attimo all'OVS e andiamo a vedere se c'è qualche novità. Novità, c'è un canino nero con un guinzaglio rosa, eccolo qua, è favoloso. Ma quanto sei bellino, amore. E comunque, se avete qualche domanda da farmi, fatemele. Ora comunque farò un video. Io qualcuna la sto già scrivendo, delle vostre domande. Se avete delle domande comunque da farmi, ditemelo che io vi faccio poi, tipo ask, rispondo, insomma, ok? Allora, mo entriamo all'OBS, non so se però io posso riprendere mentre entro all'OBS, perché per esempio la Gardenia l'altro giorno volevo riprendere le scitte, ma hanno detto di no, perché erano al lavoro. E vorrei prendere qualche cosina degli unicorni, molto spesso, quindi vado e poi magari lo riaccendo, eh. Allora, sono entrata e ho preso un po' di cosine della Makeup Revolution e un po' di cosine della Essence. Robetta, un correttore della Lotti, che ora devo sapere se è quello che voleva Francesca, che se almeno glielo riprendo. E 8,90€ però la palette della Makeup Revolution, quella di illuminanti in crema. Voi lo sapete, io ce l'ho una palette degli illuminanti in crema che sono 2 e 2, non è un granché. Guardate questa, l'ho sbocciata, cioè guardate cosa non è. Avete visto? Ah, Ugo, andiamo! Cosa non è questo illuminante? Dai, ora vado a prendere il tram, scappo e ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata all'ospedale. Ho visto il video che ho fatto ieri, anche se io non vedo niente, si vede comunque bene, perché non lo so se è per questione del sole. Allora, oggi trucco zero, perché praticamente facevo stratardi. E niente, sulle labbra c'ho la Smashbox, quello lì grigio della Smashbox, quello viola è molto bello, ma ora 22€ mi scoccia il cazzo. Ora vediamo dopo. Tanto oggi pomeriggio voglio fare il video della Huda, mi ha mandato un messaggio alla Vini, ha detto l'ha comprata, ora dopo la chiamo. E niente, dai, ora arriva la Marmaglia, quindi mi vergogno, ci si vede dopo. Comunque questo è il Dermablend, bello, mi piace. Allora, so qua che aspetto, cosa c'è meglio di un vlog? Probabilmente mi sono nascosta, perché allora c'è sti 4 piercing che scesso nel mondo, cioè ci avrei pure questo e questi due, ma no, ho trovato, cioè, l'ho trovato perché me l'ha mandato una cica, una foto di uno qui e uno qui, quindi c'è questo sicuro da fare, che ora è merda, e poi quello dietro. Sì. Pessime, quindi meglio che mi nasconda. Comunque, è bello questo rossetto, eh? 22€ di rossetto, fatelo essere brutto. Io ho visto che se lo danno i cialabroni belli, fino a qua io non riesco a darmelo fini, perché mi sembra troppo. Comunque, questa qui è la Lotti, cioè, ditemi se no, e non è il celeste, il grigio questo, eh? È il quello marrone però più chiaro, cioè dai, mi spacca il culo. E questo è il Dermablend, comunque il colore è abbastanza buono, identico. Allora, sono le 9:30 e adesso vediamo quanto dura, perché comunque fino alle 12 devo stare a giro. Mio babbo è Arezzo, la mia mamma, teniamo le dita incrociate e niente, bimbe, dai. Ora mi metto a leggere, sto leggendo la storia del di Coso, di Jack, sì, la mia nonna santa, di quello lì della cocaina, del re della cocaina di Miami, Gomorra di Miami, che poi se riesco a finirlo faccio la recensione, ma leggo benissimo. E quindi niente, a dopo. Si è fatto la visita,
Alina ha trovato. Hanno detto i suoi denti perfetti. Però ha trovato la mia prossima auto. Mi ha detto di levarmi il piercing che mi sono rotta mezzi denti. E lui ha trovato la sua prossima auto, un'auto da 120.000 euro. Cioè, per noi sono bazzeole. Cioè. Che praticamente fa pure il caffè. Salite o scendete? Scendiamo. Benissimo. Tipo, si è aperto l'ascensore e non così col telefono. Figura di merda, si riapre, basta. Ho fatto passare un po' di gente perché mi vergognavo. Allora, siamo sortiti. Dimmi. Ce la faccio, fa troppo male. Allora, siamo venuti a qua. Si fa qua. Ma vorrei vedere anche quanti soldi abbiamo. E ora vi porto, allora, anzi non vi ci porto perché non so se posso riprendere qui a questo negozino che c'hanno i paraorecchi e i cappelli con le papale belli. Vi faccio vedere, si chiama Colors and Beauty. Allora, siamo a fare la spesa e si è trovato due ragazze con cui si è fatta una foto carinissima e me la dopo ve la posto su Instagram. Rebecca e l'altro non mi viene. La L. Non mi viene, vabbè, tanto dopo ve la posto. E ora si fa la spesa come scicchini bellini bravi. È venuto qui perché costano meno, ma di là c'erano quelli verdi. Invece quelli non ci sono, perché verdi o è penso. Dai un donut pink. Non so cos'è perché ma mi ispirava troppo. Comunque c'ho il mascara della Essence. Te quale vuoi? Io voglio vaniglia. Anzi no, quello rosa. Ho già preso. Allora sì. Una vaniglia e una cioccolata? Sì, uno e uno. E almeno ci strafoghiamo nei donuts. E va bene. Poi? A posto. Allora, sto cercando le maschere della Garnier. Avrei voluto provare le maschere della Garnier. Però io qui tutto vedo all'infuori che è la Garnier, perché c'è la Nivea. C'è tutto ma non la Garnier. E quindi non ci sono. L'avrei provate volentieri. L'Oreal, la Gold. Si è mai assaggiato? Come la palette di Jeffree Star. Garnier. Allora, in rilievo. Allora, c'è soltanto queste maschere qui che io non voglio. Acqua micellare, spiccante. Allora, crema. C'è l'idratante prodigiosa. E ultralift antirughe. Niente. Dimmi. Ah, ok. Niente. Vabbè, meglio, si spende un po' meno. Io mi vorrei prendere un bel marrone tipo questo per togliere questo rosso, questo colore qua. Però ho un bel castano scuro, insomma, questo. Questo sarebbe? È quello che si fece l'altra volta. Decolorazione ad olio. Quello che gli feci l'altra volta, vedi, decolorazione ad olio perché gli feci l'altra volta. No, allora, aspetta, reggi un attimo. Vabbè, dai, ciao. Non l'ho trovate le maschere e poi vorrei provare queste. Però costano 6 euro, bimbini, troppo. Ah, vedi cosa c'era di buono? Questo qui, però, guardate, 11 euro. Per il contorno occhi, perché sto andata l'altro giorno, c'era quello della Garnier. Andiamo, dai. No, della Garnier, scusate. Della Olio Volaz costava 33 euro. Eccolo qua, vedete? È questo praticamente. Quindi dovrei comprare tutto il kit. Arrivo, amore, mettiti in fila intanto. Di trucchi non c'è niente che mi potrebbe interessare se non questo. Che penso sia l'unico fondotinta che io non ho mai provato. Perché mi capite, no? Io ho provato tutto, lo sapete. Comunque in terra benissimo, qui c'è olio per terra. Non si è rotto, è andata bene. Né si è rotto lui e né mi sono rotta io. Va bene, dai, si va. Fatta la spesa, fatto tutto. Adesso andiamo a posare un po' di roba. Anche il libro. Vi faccio vedere che paraorecchio ho comprato. Così svenite, vi sentite male. E ho trovato pure una bellissima idea per i paraorecchi. Siccome ce n'ho... Ciao, bella! Ce n'ho una quantità industriale, tipo negozio.
ho deciso di prendere, fatti conto, dei quei cose di ferro lunghi che si possono usare per qualsiasi cosa, le attacca al muro e ci metti i paraorecchi e ne scegli quello che vuoi, no? Perché io ce l'ho tutti di modo che se sono vestita di rosa me le metto rosa. Comunque, cioè, ragazzi, mi stavo a perdere tutto questo, cioè, ma per cosa? Cioè, io veramente, guarda, ne devo parlare un video, perché tante persone, me compresa, se non ci fosse stato delle cose... Allora, per smuoverti dalla situazione in cui eravamo noi, ci deve volere qualcosa. Ieri ho trovato una mia amica in delle pezze, quella ragazza che vi dissi in un video che Aldana faceva colletta. Allora vi spiego, fare colletta vuol dire chiedere soldi in giro, eh? Chiedere 20 centesimi, 30, ma vi posso garantire che la dignità se ne va a fanculo, perché comunque quando chiedi soldi così la dignità se ne va a fanculo. Però nini mio, fai quasi 100 dollari al giorno. Aspetta, reggimi questo, voglio fargli vedere i paraorecchi. Dai, ma perché devi fare? Dai! Che? È un muffin. Bellino. Ma comunque stamani non è freddo da fare. No, no, infatti. Tolgo. Ok, lasciamo le cosucce in macchina e mo ci andiamo. E poi ho comprato un altro porta spicci. Dimmi. Andiamo, io ho fatto, basta, non c'ho nient'altro da mettere, butta. Allora, ve l'ho spiegato il perché vi faccio. Sì. Ve l'ho spiegato il perché. Ho quattro donuts. Però volevo, questi li so già mangiati diverse volte. Mentre, innanzitutto dovevo prendere l'anticellulite, perché voi mi direte c'è un bel fisio, Cami, fisio. Cami gli sta prendendo una cellulite nel culo, abusi proprio. No, ma ci dobbiamo mettere seduti. Allora, Cami mi sta venendo la cellulite, perché Cami non fa un cazzo, mangia e basta, sport non ne faccio. Comunque quelli verdi amo, vanno assaggiati. Happy. It's a nice to be done. Vaniglia. Rosa. Fragola? Però strozzano di brutto. Guarda, amore, io sono sempre a finire questo, eh. Vabbè, porta qua, non guardiamo mangiare. Come i veri proprio. Allora, ora sveglia il cappuccino. Un po' mi si salta. Cappuccino. Siamo in cima al terzo piano della PAM. E qua c'è il sushigo, che è dove fanno il sushi. E se no, perché a me il sushi non piace. E se no c'è il menù fisso a 10 euro, che è una figata perché c'è 10 euro e mangi come un tribunale. Allora, ho preso un cappuccio e mo niente, poi andiamo a casa. Ultimo donut. E quindi niente, dai, ci vedete dopo. Io e Alin vi salutiamo, questa è quella frutti di boss. Io e Alin vi si saluta. Ciao. Dai, amo. Allora, love, vi volevo dire una cosa. Per caso adesso ero alla veloce perché ho batteria scarica. Tipo, ero qui ora un attimino e mi arriva un messaggio su Instagram che mi fa: ciao, ho visto che hai bisogno di iscritti e di follower e di mi piace sul tuo canale YouTube, io posso farteli avere gratuitamente e un sito web. Ora io naturalmente vi voglio far vedere il messaggio, toglierò chi me l'ha mandato perché non è giusto, però per farvi vedere cosa gli ho risposto. E gli ho scritto: guarda, non è nella mia prospettiva, io non... Allora, love,
Siamo arrivati a casa e c'era una miriade di pacchi. E quello che ho sulle labbra è un Jeffree Star. Allora, Jeffree Star. Ugo ha fatto dei versi quando ci ha visto morire. Allora, naturalmente sono tutti fake. Andiamo. Questi sono i Jeffree che ho preso. Vabbè, comunque ora questo me lo sono dato per vedere quanto durava la tinta. Let's go, baby. No, le calcane. Let's go, lady. Allora, io ho preso un reggipettino a un euro, che è la fine del mondo, di quelli straincrociati dietro. E anche la modern. Issa, come si chiama? Modern? Insomma, l'Anastasia. Però c'è un problema. Che io l'avevo presa perché, come sapete, a me mi piacciono i malva violetti. Lo so, eh. A me mi dice. Mi piacciono i violetti. Sì. È la in macchina? No, l'ha portato su? No, l'ha preso lì. Allora, i viola, insomma. E io apro sta palette, dai! Io apro sta palette e dico, era fatta di tutti arancioni, corallo. Eppure ho detto, la moda restante doveva essere, eccola! Lei è Nala. È la bambola più bambola del mondo. Ciao, è bellissima, è una bastardina, ma è favolosa. Di questi signori che stanno cantando incrociata concorso alla fine del mondo. Allora, vi dico questo, insomma, questa Mother Sun io l'ho pagata 3 euro, tipo 90, 4 dollari, insomma. Ed è purtroppo la sciofecata, perché, vi spiego, perché i colori non coincidono con la realtà. Allora, voi sapete, io adoro i fake, no? Però ci sono dei fake che comunque sono validi e dei fake che non lo sono. Quindi, tutto sta nel beccare il fake buono. Ciao, Ecca! Questo fa cagare. Però va preso poi per aprire, dopo l'ho preso. L'hai preso? Eccola, Nala! Come corre! E quindi questo è un fake che si è preso in tasca. Il mio uomo e il nostro nipote. No, stai riprendendo? No. T'ho ripreso. Bello, è mio. Ora sta tinta gli si è un po' sbiadita perché gli volevo fare pelli grigi. Ciao, amore, vieni. E sì, questa patatona. Sì, sai, ho provato ad avvicinarlo di nuovo. Lui non gli va a genio perché c'è un canino nero che si chiama Speedy. E con lui non va a genio. Capito? È come le persone hanno antipatia e simpatia. E lui sto Speedy non digerisce. E quindi lui collega tutti i cani neri a Speedy. Comunque questa Mother Sun è una cavolata. Ora non mi ricordo come si dice e come si chiama. Lo so, ma non me lo ricordo. Vabbè. È una cavolata perché i colori non sono giusti. E poi qual è il problema dei fake? Che purtroppo nei fake rischi i matte, i matte può essere che scrivono molto poco, purtroppo. Però per 3 dollari fanculo, insomma, ecco. Là c'è Gina Nollo Frigida. O non la vedrete mai. Va bene, ora stavo aspettando qualche prodottino in più per farvi il video dei fake e adesso ve lo posso fare tranquillamente, dove vi lascerò tutti i vari link in descrizione e vi farò il bocciato, cioè lo approvo e non lo approvo. Comunque questa è la tinta di Jeffree Star, quel violetto bello, che devo dire mi sembra molto bella. E questi sono gli altri colori, ho preso Scorpio e un'altra, anche se devo dire che Scorpio, questa qui è l'unica che anche nello swatch della mano è un po' più disomogenea. Oh, io da quanto bercio ho perso la voce. E va bene, dai, noi si porta fuori Pancrazio e poi si va in casa. Anzi, non ho potuto farvi il pezzo di video perché si era scaricata la batteria. E un'altra cosa, ma non vi dico più niente, ho comprato un cellulare che è un J7 e l'ho pagato 50 euro, quindi ora quando mi arriva vi farò sapere se è una sciofecata, non è una sciofecata, vi direi il sito e tutto, comunque tanto lo sapete, ok? Ora vi salutiamo. Hola. Vi salutiamo, la finiamo il vlog qua, io Pancrazio e Pancrezio e Ignazio vi salutiamo.